Buonasera e benvenuti a un film fuori concorso nella sezione After Hours, letto numero 6. Letto numero 6 è un oggetto abbastanza stravagante nel cinema italiano, di oggi almeno, perché prima di tutto è un film di fantasmi. Non se ne fanno tanti, se ne fanno abbastanza pochi. C'è stato un periodo d'oro del cinema orrifico di fantasmi dagli anni 60, anni 70, eccetera. E poi è un genere che è stato abbastanza abbandonato dal nostro cinema. E poi per di più è un film di fantasmi diretto da una regista. E secondo me questo è ancora più anomalo, perché è abbastanza difficile in generale, ma in particolare in Italia, vedere esordire, è un film d'esordio, una regista in un film decisamente e marcatamente di genere. Ora, trattandosi di un film di fantasmi, io non vi posso raccontare praticamente niente, tranne pochissime cose iniziali. È la storia di una giovane dottoressa che trova lavoro in un ospedale per bambini gestito da religiosi. Trova lavoro turno di notte, e da qui potete immaginare che cosa si sviluppa. La regista è all'opera prima, e prima ha avuto una discreta, una buona carriera da aiuto regista, e poi una lunga collaborazione con i Manetti Brothers, che sono anche tra i produttori del film. Quindi invito qui con me la regista Milena Cocozza. Insieme a lei invito la protagonista, cioè la dottoressa che si trova nei corridoi notturni dell'ospedale e che domani sera potrete rincontrare sul palco della premiazione, perché è la madrina di chiusura del 37esimo Torino Film Festival ed è comunque un abitué del festival, Carolina Crescentini. E insieme a loro altri due interpreti, Andrea Lattanzi e Riccardo Bortoluzzi. Questo è fondamentale, il biondo. E l'autore delle musiche è Francesco Motta. E saluto e ringrazio, che sono presenti in sala, il produttore Carlo Macchitella, produttore per Montprecent e Madeleine, e distributore per 01 Distribution, Luigi Lonigro. Chi parte? Parte la signora che ha fatto un film di fantasmi. Sì, e parto dicendo cosa? Come no, ti è venuto in mente di fare un film di fantasmi? No, la storia è che mi è stato proposto questo film di fantasmi, perché era un soggetto dei Manetti. Okay. Era un film che avevano loro nel cassetto da un po' di tempo, e vista la nostra lunga collaborazione e amicizia anche, hanno pensato che dovesse essere un film che aveva un punto di vista femminile. Beh, non c'è dubbio. E anche perché di solito nei film horror, nelle storie di fantasmi, le protagoniste 9 volte su 10 sono donne, ma molto difficilmente vengono raccontate da donne, quindi rimangono vittime di se stesse. Quando mi hanno proposto questo soggetto, ho trovato delle corde che potevano assolutamente diventare mie. Ci sono delle tematiche fondamentali, come il rapporto che ha Carolina nel film con una gravidanza che nasconde per ottenere un lavoro, e quindi il suo rapporto che cresce nei confronti della maternità, la consapevolezza della maternità, la sua e un'altra con cui poi verrà a confrontarsi. E in più c'è la tematica del manicomio. Sì, non dico niente. Finito. E Carolina, interpretare un film di fantasmi, come si trova?
Mi piace molto. Ma non è solo un film di fantasmi, no. Però non vi dico niente perché siete qui, siete il nostro primo pubblico, quindi grazie per essere qui, signori. Veramente, grazie. Abbiamo presentato il film ai giornalisti, ma i film li facciamo per voi. E l'abbiamo fatto con amore, adesso è vostro, quindi abbiatene cura, per favore, e godetevelo. E forse è proprio giusto che questo film venga presentato di notte. No, infatti, è una scelta ovviamente presentarlo di notte. Certo. Ma perché noi poi l'abbiamo anche girato tutto di notte, quindi saremo tutti un po' nella stessa condizione. Facciamo, hai voglia di dire una cosa? Sì. Tu sempre voglio dire. Vai, da che parte? Vai col microfono. Senti di libero. Libero, come vuoi, Riccardo, improvviso. Allora. Non spoilerare è difficile. Con questa voce. Ti sei divertito? Sì. Come stai? Hai avuto paura? No, perché. Cioè, è stato molto divertente, quindi. Hai visto mai dei film fantasmi? Sì, come l'esorcista e qualcosa del genere. Vai! Cioè, forte! Bravo! Bravo! Bene. Bene. Bravi i tuoi genitori che ti fanno vedere l'esorcista. No, ci credo, lo dico perché ci credo, perché sono come le favole, per cui va bene. Passa la colpa a me. Quello che vuoi. No, niente, buona visione, grazie per essere venuti qui a quest'ora, veramente grazie di cuore e niente, buona visione questo. Una parola per te. Speriamo si senta anche bene, insomma. Si sente bene, non ti preoccupare. Grazie a tutti. Va bene, grazie a tutti e buon divertimento.